Sabato 29 ottobre 2011 a Gran Michele, alla presenza delle autorità civili e dei rappresentanti a livello regionale e locale dell'Aide, si è inaugurata la prima Fiera dei Morti. Ascolteremo ora le interviste delle autorità civili, dei rappresentanti dell'Aide e dei cittadini granmichelesi. Buonasera a tutti gli amici, oggi siamo qui a Gran Michele in compagnia della Presidente regionale dell'AI, della signora Iannello, e della responsabile cittadina Natascia Palermo, in occasione della prima Fiera dei Morti a Gran Michele. È proprio alla responsabile regionale che vogliamo chiedere la prima domanda. Esperienza AI da Gran Michele, un'esperienza in movimento che cresce. Cosa dice a livello regionale? Come vede questa esperienza? Io vorrei che tutte le sedi fossero come quelle di Gran Michele, perché da 2 anni, cioè quando si è inaugurata questa sede, Natascia Palermo ha creato veramente un gruppo coeso con delle attività molto interessanti che si possono esportare anche a livello regionale nelle altre sedi e quindi spero proprio che serva da modello proprio la sua attività. Ringraziamo la Presidente regionale, ora vogliamo passare la parola alla responsabile cittadina, la signora Palermo. Carissima Natascia, dopo i grandi successi dell'Aide ci siamo voluti avventurare in questa prima Fiera dei Morti. Cosa vi ha spinto a questa manifestazione? Allora, tutto è partito da quando abbiamo fatto la Sagra della Salsiccia e quindi abbiamo conosciuto il signor Brunetto e il signor Cucuzza e assieme abbiamo deciso di fare questa nuova esperienza per creare qualcosa, qualche movimento a Gran Michele, perché ultimamente Gran Michele è un pochino morta. La festività dei morti era la prima che veniva dopo quella della Sagra e abbiamo deciso di avventurarci in questa esperienza. Certo, è stata una cosa titanica, ci siamo riusciti, penso che la cosa piacerà, spero che i cittadini di Gran Michele apprezzino e che vengano a trovarci e speriamo che il prossimo anno sia di buon auspicio e quindi farla di nuovo. Carissima Natascia, ci ricordi le date di questa manifestazione? Allora, sarà il 30, il 31 e l'1, quindi domani, dopodomani e martedì. Cosa troveranno i visitatori in questa fiera? Allora, a parte tutte le bancarelle che riguardano il vestiario, le scarpe, eccetera, abbiamo delle chicche, abbiamo delle scarce tipiche ragusane, il miele di zafferano e tennea, il cioccolato e i dolcini di Modica. Quindi. Allora, attendiamo tutti i visitatori a questa fiera e per gli amici di Gran Michele nel cuore è tutto. Siamo ancora qui in compagnia di alcune associate dell'Aide di Gran Michele, a cui vogliamo rivolgere una domanda. Cosa vi ha spinto alla prima Fiera dei Morti a Gran Michele? Io credo che la prima motivazione per cui abbiamo fatto questo evento è sicuramente la voglia di fare, la voglia di creare qualcosa e di dar vita a questo paese che, pur essendo così grande, a volte non è tanto valorizzato. Noi siamo un'associazione tutta di donne e la donna, si sa, è quella che organizza a casa, quella che dà compiti, quella che divide le proprie mansioni a tutti i componenti della famiglia. Noi siamo riuscite, con il nostro aiuto e la nostra caparbietà, ad organizzare un evento che non avevamo mai fatto e speriamo che i Gran Michelesi abbiano apprezzato e siano partecipi a tutte le serate. La ringrazio, a voi tutte, auguriamo buon lavoro e buona fortuna. In Grazie. compagnia del sindaco di Gran Michele. Carissimo sindaco, cosa vi ha spinto alla prima Fiera dei Morti a Gran Michele? Ma si sentiva il bisogno di organizzare qualcosina per questo periodo che poi precede il Natale. E la cosa importante e interessante è che è venuta dal basso, come si suol dire, cioè dal gruppo dell'Aide, da altri amici, il signor Gullel, quell'altro ragazzo, come si chiama? Cucuzza, che hanno voluto organizzare questa cosa, l'abbiamo accolta come giusto che faccia una buona amministrazione, deve accompagnare questi eventi che vengono dal basso. Questa è la riuscita, infatti, è sotto gli occhi di tutti e serve anche da stimolo a quanti giovani, soprattutto, e le donne hanno voglia e piacere di organizzare qualcosa, di tenere vita viva la nostra città. L'amministrazione sarà sempre al loro fianco perché questo avvenga e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La ringraziamo. Prima Fiera dei Morti a Gran Michele. Cosa ne pensa? Bella. Sembra la fiera con le luci accese. Perché questo? Sembra la stessa cosa. La ringraziamo. All'inizio, giusto? Siamo ancora all'inizio. Allora, buon proseguimento. Non so che cosa c'è più avanti, però. Buon proseguimento alla prima Grazie, Fiera dei Morti a Gran Michele. Cittadino Gran Michele, cosa ne pensa? Ma è senza dubbio una gran bella cosa. Poi fatta in questo contesto, secondo me,
è stata indovinata, non è detto che se fosse tutto quello che si fa a Gran Michele si debba fare in piazza. Qui penso che sia proprio il suo luogo ideale, e poi vedo che è abbastanza completa, un po', non manca niente, ecco, non ha niente a che invidiare a tutte le fiere dei morti che ci sono in giro. L'unica cosa che c'è da invidiare è che è più piccola ovviamente di quella di Catania o di quella di Vettoria, però una bella manifestazione, mi devo complimentare con l'organizzazione, veramente. La ringraziamo. Buonasera, prima fiera dei morti a Gran Michele, cosa ne pensi? Non ho parole, è entusiasmante, qualcosa di colossale. Perché questo? Perché è bella, mi piace, veramente. La ringraziamo. Il gruppo Gran Michele nel cuore augura all'associazione AIND buona fortuna e buon lavoro per questa iniziativa e invita tutti i cittadini a visitare la prima fiera dei morti che andrà avanti fino a martedì 1 novembre.